Tre punti per assicurarsi il diritto di giocare la sfida play-out in casa. Il Gragnano ne fa 17 al Conversano in una gara mai in discussione. Si capisce subito che tipo di partita sarà, visto che dopo 30 secondi Machado fa tremare la traversa. Poi la serie di reti che comincia al terzo. Machado dentro per Rafinha, diagonale dell'1-0. Gli ospiti sono tutti dietro la linea della palla e provano una flebile resistenza. Al terzo il raddoppio sempre sull'asse Rafinha-Machado, con quest'ultimo che firma la prima delle serie di personale. Al quarto Badin da fuori accorcia. 30 secondi più tardi Durante porta a tre le reti dei suoi. Gli attacchi del Gragnano non trovano argine. Rafinha arma ancora il sinistro di Machado, 4-1. Machado trova anche le due reti successive che portano il Gragnano sul 6-1. Pirrotti prova diverse soluzioni. Quella con Durante pivot stuzzicano un poco. Lo spilungone gragnanese prima mette dentro dalla linea di fondo, poi si gira e scarica in rete. Siamo sull'8-1. Tra il 12esimo e il 15esimo arrivano le reti di Machado, Rafinha e Cuomo. Due minuti più tardi Rotolo trova la seconda rete dei suoi, ma al 18esimo Machado è straordinario e sigla il 12-2. Nella ripresa Pirrotti dà spazio a tutti gli under 21. Al terzo altre due reti di Durante e Rafinha, poi c'è gloria per il giovane Buonocore che firma la sua doppietta. Fornaro trova il terzo gol del Conversano, infine l'ultima rete del match che arriva su punizione battuta da Galasso, che chiude la gara sul 17-3. È possibile, ma è pure necessità, no? Perché nós aveva poco giocatori in campo, non essere os ragazzi. Uma coisa que é importante, a sociedade tem um pensamento de renovar um pouco a esquadra, e acho que o futuro da esquadra são com esse ragazzo que entrado em campo. Devemos ter um pouco de paciência, sabemos que parece que o jogador é de quadro e granhano, mas a loura deve estar com a testa girada só por causa do Tchatinco. É com isso que nós auguramos, é com isso que penso que a sociedade vôlei para pure crescer com esse jogador. Sì, in effetti fare un commento a fine stagione e parlare nuovamente di play-out è un po' una delusione per me, anche se ci sono state una serie di vicissitudini, infortuni gravissimi, eccetera. Io sono voluto venire apposta perché voglio fare un complimento mio personale a Lucas Durante, che ha attraversato un momento difficilissimo e quindi da un paio di partite è tornato il calciatore che noi avevamo. Un grazie di cuore a Lucas per tutto quello che ha dato e darà al Gragnano.